Buongiorno e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura alla pagina politica partiamo dall'Aquila, dove l'ipotesi anatra zoppa è sempre più vicina per quanto riguarda il comune. Si attende il pronunciamento del TAR, ma al centro-sinistra mancano soltanto 4 voti e venerdì mattina si riconteggerà il seggio di Arischia. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Ipotesi anatra zoppa sempre più vicina in seno al comune dell'Aquila. Tutto ruota attorno al seggio 50, dove il centro-sinistra ha recuperato ben 24 voti. La soglia al momento è lontana 4 posizioni e manca il seggio di Arischia da riconteggiare. Si farà venerdì mattina, come da richiesta dei consiglieri di centrodestra, per non sovrapporsi al consiglio comunale, in programma invece domani mattina. L'ipotesi è che il sindaco Pierluigi Biondi possa ritrovarsi con un consiglio a maggioranza di consiglieri eletti nel centro-sinistra. Davanti al TAR ci sono in contestazione un centinaio di voti annullati, che i ricorrenti del centro-sinistra si dicono convinti sia in espressione dell'elettore di votare la coalizione con a capo Americo Di Benedetto. Il 4 aprile intanto si avvicina, in quella data è prevista la relazione al TAR della prefettura, mentre l'udienza di merito è fissata per il 9 maggio. A quel punto, se il centro-sinistra dopo il riconteggio di Arischia dovesse arrivare a 50+1, il Tribunale amministrativo decreterà di certo l'anatra zoppa e procederà con la proclamazione dei nuovi eletti, ribaltando di fatto gli equilibri del Consiglio Comunale. Il centrodestra potrebbe anche chiedere una sospensiva, come è accaduto ad Avezzano, istruendo un ricorso al Consiglio di Stato, che visto però l'esempio di Avezzano, di certo sarebbe rigettato, ma almeno si guadagnerebbero 3 mesi di tempo. L'avvocato Raffaele Daniele, legale dei consiglieri eletti di centrodestra, ha depositato intanto al TAR gli atti che dimostrerebbero l'errore di trascrizione al seggio 41. Nei risultati definitivi pubblicati sul sito del Comune dell'Aquila sono stati conteggiati 10 voti validi ai candidati a sindaco, ma ben 386 alle diverse liste. Guardando però la legge elettorale in vigore, ogni voto dato ad una lista, laddove non sia indicata anche la preferenza ad uno dei candidati a sindaco, va conteggiato come preferenza al candidato collegato alla lista stessa. D'altra parte, i dati provvisori della sezione, così risultati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, sono molto diversi e riportano 411 voti ai candidati a sindaco e 386 alle liste. Stante poi la decisione della Commissione elettorale, che ha respinto l'istanza di correzione d'errore materiale istruita dal Comune dell'Aquila, se il TAR non dovesse tenere conto degli atti prodotti dai consiglieri di centrodestra, l'ente procederà con l'impugnazione, tramite querela di falso, con l'incarico già affidato al legale Roberto Colagrande. Intanto il sindaco, in viaggio istituzionale a Mosca, dice la via giudiziaria al potere. La cosiddetta trana zoppa in salsa a centro-sinistra, scritto per Luigi Biondi, funziona così. Sei convinto di vincere, tanto che sei sopra di 19 punti al primo turno, dopo che te ne sei mangiati 15 rispetto a un sondaggio di un mese prima. Al secondo turno prendi 7 punti di distacco, segno di una chiara volontà popolare. A quel punto fai ricorso ai giudici amministrativi, nonostante l'errore palese di un presidente di seggio che non viene tenuto in considerazione, perché non ti arrendi a dover mollare la mangiatoia. Queste le dure parole del sindaco. E passiamo al comune di Avezzano, dove l'anatra zoppa è già realtà e dove l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio, adesso a capo dell'opposizione al sindaco attuale Gabriele De Angelis, torna sul passaggio in maggioranza del gruppo consigliare dell'UDC, che ha consentito di ritrovare la maggioranza per quanto riguarda l'attuale primo cittadino. Il leader dell'opposizione accusa di inciucio e di accordi sottobanco i democristiani. Sentiamo l'intervista a Gianni Di Pangrazio realizzata dai colleghi di Infomedia News. Penso che l'UDC abbia fatto un errore grave, quello di aver partecipato per 9 mesi con noi, insieme, abbiamo combattuto, siamo riusciti a ribaltare una cosa assurda, un'offesa alla città che era stata fatta dall'allora presidente del tribunale che incurante dei risultati elettorali aveva formato una maggioranza anomala. Siamo riusciti a vincere al TAR, siamo riusciti a vincere al Consiglio di Stato, dopo non si può fare il salto della qua. Questo chiaramente è stato un errore gravissimo politico che forse negli anni passati poteva andare bene, ma oggi penso che la lealtà sia fondamentale, la lealtà soprattutto con i cittadini.
Questo sarà una grossa pecca che rimarrà nelle persone che hanno fatto questo. Io me ne dispiaccio veramente, perché poi sono delle persone, qualcuno, c'ho un rapporto anche di amicizia. Anche perché, ricordiamolo, i consiglieri avevano firmato il protocollo che lei aveva presentato in un consiglio comunale, quello di insediamento dei neoeletti, invece poi è subentrato Avezzano Bene Comune, quindi questo nuovo programma politico. Beh, Avezzano Bene Comune non si può dire, perché sono 9 mesi che veramente stiamo assistendo a un teatrino veramente che la città di Avezzano non può permettersi e non vuole permettersi. Io sono stato sollecitato, appena vinti al Consiglio di Stato, abbiamo vinto al Consiglio di Stato, di trovare un'intesa programmatica a verifica. Avevo dato anche una disponibilità della coalizione e chiaramente si è preferito invece fare gli ingiuci, fare dei contatti, avere dei contatti sotto banco, cosa che assolutamente la politica non deve fare. La lealtà è uno dei principi fondamentali e se sei leale sempre, e questa lealtà penso in ognuno di noi la può dimostrare il proprio percorso passato. Non possiamo poi utilizzare e quindi cambiare in corso d'opera, in corso di mandato la nostra identità. Io non l'ho fatto mai, io quando mi sono candidato e sono diventato sindaco, sono rimasto civico, ho mantenuto sempre il mio civismo, lo sanno tutti, non ho tessere di partito, non l'ho mai prese, perché questo era il patto che avevo fatto con la città. Adesso ci spostiamo a Chieti, dove il Movimento 5 Stelle ha reso noti i risultati delle ispezioni condotte all'interno delle mense dei presidi ospedalieri di Lanciano e Chieti. I pentastellati denunciano la bassa qualità del servizio e chiedono anche la revoca dell'appalto. Sentiamo l'intervista a Sara Marcozzi, realizzata da Gino Di Tizio. Beh, abbiamo fatto un'ispezione delle mense, delle cucine, degli ospedali di Lanciano e di Chieti a novembre dello scorso anno. A distanza di un anno dall'affidamento dell'appalto di gestione alla Dusman e alla Servizi Integrati, abbiamo visto a novembre che molti aspetti, molte prescrizioni diciamo, previste all'interno del capitolato d'appalto non erano state rispettate. Ad oggi mi dicono sia i pazienti che i lavoratori che la situazione non è cambiata. Questo ha due tipologie di conseguenze. La prima è evidentemente quella di penalizzare la qualità del servizio offerto ai pazienti, sia in termini di sicurezza, di pulizia che di consistenza e abbondanza dei pasti, ma soprattutto questa forsennata corsa che la ASL di Chieti sta facendo alle ricorso continuo alle esternalizzazioni peggiora, abbiamo visto che peggiora gravemente le condizioni dei lavoratori, che ciclicamente si vedono arrivare una letterina a casa in cui si dice che l'orario di lavoro è progressivamente diminuito. Da ultimo, ieri mi è arrivata questa segnalazione. Molti lavoratori che erano a 11 ore a settimana di lavoro sono passati a 6, di fatto sono lavoratori che percepiscono delle buste paga da 280 euro al mese. Noi crediamo che questo sia inaccettabile, perché proprio lede la dignità non solo del lavoratore ma della persona, insomma. E dunque ci siamo sempre battuti, continueremo a batterci contro le esternalizzazioni, per un servizio migliore ai pazienti, per una qualità diciamo del lavoro migliore, e ci prendiamo l'impegno da qui insomma di portare avanti questa battaglia, e quando il Movimento 5 Stelle arriverà al governo di questa regione di avviare, certamente sarà lento, ma un progressivo e inesorabile processo di reinternalizzazione di tutti questi servizi. Ora a Pescara, dove da oggi Corso Vittorio Emanuele torna a doppio senso di marcia. Questa mattina il taglio ideale del nastro da parte della giunta Alessandrini. Sentiamo Paolo Renzetti. Corso Vittorio Emanuele, da qualche minuto è tornato il doppio senso dopo alcuni anni, vice sindaco Blasioli, una notizia accolta positivamente dai commercianti. Io credo che si fa questa cosa per riportare Pescara nella modernità. E la modernità significa disciplinare il traffico e la mobilità di una città con dei piani, con una programmazione complessiva che non tenga conto dell'inquinamento su una strada, perché l'inquinamento non ha limiti topografici legati al nome di una strada. Questo lo voglio spiegare perché in una città
che come Pescara è longitudinale, chiudere Corso Vittorio Emanuele, cioè la vecchia nazionale, sostanzialmente significa far morire una città e significa gravare di traffico le vie parallele a Corso Vittorio Emanuele. Voglio dire che da oggi, se questa strada avrà qualche macchina in più di passaggio, considerato che non saranno sicuramente le macchine che ci passavano una volta, via Ferrari respirerà forse un po' di più, via Regina Margherita respirerà un po' di più e la Riviera, l'altra longitudinale di Pescara, forse respirerà un po' di più. Stava nei programmi di mandato del sindaco la riapertura di Corso Vittorio Emanuele. Noi siamo andati avanti per un periodo con un'apertura solamente verso un senso, ma insomma, non ha prodotto i risultati che noi ci aspettavamo. Faremo molta attenzione sul fatto che non ci siano parcheggi in doppia fila. Certo, il cittadino dovrà capire che questa è veramente una zona di viabilità e non è una zona di parcheggio. È una cosa positiva, io ho visto da parte non solo delle categorie produttive e dei commercianti, ma anche dei cittadini in generale, un consenso abbastanza importante su questo tipo di iniziativa assunta dall'amministrazione. Adesso la cronaca: riscuotevano l'assegno sociale erogato dall'INPS senza averne diritto. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno denunciato 5 persone che non avevano i requisiti previsti l'importo complessivo delle somme percepite in maniera indebita è superiore ai 200.000 euro complessivi. L'assegno sociale viene corrisposto dall'INPS ai cittadini italiani comunitari extracomunitari che abbiano compiuto i 65 anni e siano residenti effettivamente in Italia. Infatti la truffa si riferisce a due comportamenti non leciti secondo le attività di indagine condotte dalla Polizia Economico-Finanziaria di Pescara. Nel primo caso i richiedenti, sia italiani che stranieri, dopo l'ottenimento dell'assegno si erano trasferiti all'estero. Nel secondo caso l'emolumento invece era ottenuto certificando falsamente redditi inferiori alla soglia prevista dalla legge per il conseguimento del beneficio. Parte della somma indebitamente percepita, circa 40.000 euro, giacenti in conti postali, è stata posta sotto sequestro. Andiamo avanti con la cronaca. Il 73enne titolare del mini market Iezzi a San Vito Chietino è stato torturato e mutilato da 4 rapinatori che hanno portato via dall'esercizio commerciale soldi e sigarette. L'uomo è ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Lanciano. È la quarta volta che subisce una rapina. È ricoverato al reparto di ortopedia dell'ospedale di Lanciano Domenico Iezzi, il commerciante 70enne di San Vito Chietino, rapinato per la quarta volta nello storico mini market in località Pontoni. Questa volta i malviventi lo hanno aggredito in 4 all'ora di chiusura. Cercavano soprattutto il denaro contante nell'unico negozio ancora aperto dopo le 8 di sera, in una strada secondaria tra case e campi di ulivi. Durante il colpo la ferocia della banda si è manifestata contro l'anziano in maniera davvero spietata. Dopo aver preso i pugni al volto, l'esercente aveva già consegnato circa 2.000 euro che teneva nascosti, ma i rapinatori insaziabili volevano altri soldi. Uno dei malviventi ha quindi afferrato un coltello dal salumiere preso dal bancone e gli ha tagliato un dito, ma l'anziano non aveva più denaro da consegnare ai suoi aguzzini. Inutile il tentativo dei medici del Renzetti di ricomporre l'arto. La prognosi di 30 giorni a causa delle contusioni riportate. I malviventi hanno agito con il volto coperto, sembrava che parlassero italiano. Dopo il colpo sono fuggiti in auto. Indagano i carabinieri del comando compagnia di Ortona. Torniamo a Chieti, dove si discute ancora della Tari che il TAR ha annullato per quanto concerne gli aumenti stabiliti dal Comune di Chieti per l'anno 2017. Ieri abbiamo ascoltato il Movimento 5 Stelle, adesso invece andiamo ad ascoltare la posizione del sindaco e dunque dell'amministrazione nelle parole di Umberto Di Primio. Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. Domani va in consiglio comunale la Tari 2018. Per il 2017 ci sono problemi, ci sono tante polemiche, ci sono anche accuse da parte dell'opposizione.
Le accuse di opposizione ci sono tutte, sono ovvie, normali, scontate e in questo momento anche comprensibili. La verità è che c'è stato un errore formale, meramente formale, sulla formazione della delibera relativa alla TARI 2017 che è stato rilevato dal TAR. Noi siamo pronti comunque a fare opposizione a quella decisione dinanzi al Consiglio di Stato, ma di fatto non cambia nulla, cioè non verranno e non possono essere restituite somme ai cittadini, perché il costo del servizio è quello che è stato approvato, cioè il TAR non ha detto il costo non è quello, ma ha semplicemente detto manca una relazione a corredo della delibera, che però ovviamente non cambia il valore numerico di quello che è il costo della gestione dei rifiuti nella nostra città. Quindi capisco che oggi le opposizioni vogliono cavalcare questa vittoria dinanzi al giudice amministrativo, ma nulla cambia rispetto all'amministrazione quotidiana della città, che non si fa con la carta bollata ma si fa con le azioni serie, con lavoro costante e non venendo in comune una volta ogni tanto per fare soltanto dei ricorsi al TAR. Chi chiede ai cittadini di fare ricorso li sta ingannando, li sta aizzando per fare confusione, sta cercando di mettere tutto in caciara perché non riesce a confrontarsi normalmente con noi nelle sedi deputate. Allora si nascondono o dietro la toga di un giudice oppure si nascondono dietro la rabbia dei cittadini che loro aizzano ma che poi non controllano come dicono le urne. Passiamo a quelle del 2018, ci sono novità? Sì, le novità sono quelle di un abbassamento di oltre 1.600.000 euro del costo del ciclo dei rifiuti, che ci consente di applicare una serie di riduzioni della TARI sia per le famiglie che per le imprese e soprattutto per il piccolo commercio, per le famiglie numerose, per coloro che hanno una serie di agevolazioni grazie alla nostra previsione, e consentirà loro di avere una TARI più bassa di quella pagata lo scorso anno. Adesso andiamo avanti, ma continuiamo a parlare di TARI spostandoci all'Aquila, dove ci sono polemiche in relazione soprattutto a quanto sta facendo l'amministrazione Biondi, che non si è discostata, secondo Coalizione Sociale, da quanto fatto in precedenza dal centro-sinistra. Carla Cimoroni appunto accusa il sindaco Biondi di non aver modificato la tassazione. Sentiamo. Abbiamo vissuto un passaggio fondamentale per la vita del comune, l'approvazione delle aliquote dei tributi locali, ciò che i cittadini pagano per usufruire di servizi che contribuiscono ad aumentare o meno la qualità della vita. Ci saremmo aspettati un indirizzo politico chiaro della giunta Biondi, definendo le categorie a cui venire incontro, piuttosto che le esigenze che si intendono tutelare. Invece si è proceduto in perfetta continuità con il passato, non c'è stato nessun segnale di cambiamento. A parlare è Carla Cimoroni, consigliera comunale della Coalizione Sociale. A dire il vero, il segnale è arrivato, secondo lei, in direzione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota TASI del 2,5% al 2% per i centri commerciali. In effetti si è inciso al ribasso sul tributo, ma soltanto per opifici, alberghi, pensioni e fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale. A nostro parere avrebbe avuto maggior senso abbassare la tariffa per i piccoli commercianti e gli artigiani. La coalizione sociale ha proposto 5 emendamenti per la riduzione della TARI, la tassa sui rifiuti, proposte che rispondevano ad una nostra proposta strategica sulla fiscalità. In sostanza le proposte andavano nella direzione di un'estensione della riduzione sulle utenze non domestiche anche per i centri storici delle frazioni, come accade d'altra parte per l'Aquila Centro, e sconti sulla tariffa per gli esercenti di Fonte Cerreto, provati dalla mancata apertura degli impianti. Quello che ci ha colpito, se c'è una flebile politica, è proprio con una politica di sconti rivolte ai centri commerciali, perché si è deciso di andare ad abbassare la TASI portandola dal 2,5 al 2 per mille sui centri commerciali e non, per esempio, come sarebbe secondo noi è stato più giusto, sui piccoli commercianti o piccoli artigiani. Quanto riguarda il centro storico, noi abbiamo proposto per esempio di estendere le riduzioni TARI che già esistono nel regolamento, esistono per il centro storico dell'Aquila, ma di estenderle al centro storico delle frazioni. Si parla tanto, no, di incentivare il recupero delle frazioni che sono sicuramente più indietro, allora non saranno molte, ma tutte quelle piccole attività che provano a rientrare nei centri storici delle frazioni,
agevoliamoli, andiamo anche lì abbiamo proposto anche lì una riduzione della Dari, anche perché inevitabilmente chi rientra nei centri storici dell'Aquila o delle frazioni in questo momento è svantaggiato, no? Per la presenza nel centro storico dell'Aquila, dei sottoservizi, ma anche dei cantieri in generale, della ricostruzione, e quindi anche lì è un modo di andare a incentivare queste attività, il ritorno di queste attività nei centri storici, anche quello è stato bocciato. Per Malafoglie De Matteis invece stop alla demagogia, Cimoroni è stata assolutamente fuori luogo. In questo comune per anni si sono gestite politiche e amministrazione con superficialità e sciatterie, hanno detto, con danni che sono sotto gli occhi di tutti. Ora è il tempo di gestire la cosa pubblica con serietà e accortezza, senza prendere in giro i cittadini, hanno dichiarato i due esponenti di Fratelli d'Italia. Siamo per entrare nel vivo della Settimana Santa e allora andiamo ad ascoltare insieme il messaggio del nuovo Vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi, rivolto chiaramente a tutti i credenti, ma in maniera particolare ai giovani. Tania Bonici Castelli. Sono soprattutto i giovani destinatari del messaggio pasquale del nuovo Vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi. Si appella a loro per ricordare che tutti noi siamo preceduti dal Cristo risorto, che ci prepara la strada verso la gioia. Certo, la via non è sicura, non è senza ostacoli, ma la delusione non deve mai prendere sopravvento. Quest'anno il messaggio pasquale è diretto un pochino più ai giovani. Ogni mese, come ormai tradizione, questa è la terza lettera che invio ai giovani, in un certo senso nella lettera ai giovani c'è anche il messaggio a tutta la diocesi, e mi sono permesso di proporre ai giovani e soprattutto a tutti i cristiani di scoprire cosa significa essere preceduti dal risorto. Cioè non è soltanto l'affermazione che lui non è più nel sepolcro, ma che lui è continua, anzi presegue la vita di ciascuno di noi. Cosa significa la nostra esistenza vissuta con lui che presegue il nostro cammino? Tante volte mi permetto di ricordare ai giovani, quando torno la sera, che cosa resta della mia giornata. Che cosa resta dei miei giorni? Tanto impegno, tanto disponibilità, ma poi... In una società globalizzata questa domanda diventa sempre più drammatica, tant'è vero che molti, dopo tanto impegno, restano delusi, c'è questa difficoltà di essere contenti della propria vita, c'è tanta insoddisfazione, certamente per motivi legati alla situazione economico-finanziaria, alla crisi del lavoro, ma non è solo quello, è il senso di aver fatto qualcosa che poi alla fine non resta nulla. Ecco, essere preceduti dal Signore, dal risorto, significa poter camminare su una strada sulla quale io posso appoggiare i miei piedi, perché ha camminato già lui, e questo è il dono della risurrezione. Gesù è morto ed è risorto per questo, perché lui potesse presiedersi e noi potessimo appoggiare i nostri piedi su quella strada che lui ha già percorso. Teramo intanto si prepara a vivere la Pasqua con le sue tradizioni, i sepolcri del Giovedì Santo e le due processioni del venerdì, la prima alle 4 di mattina, quando la Madonna cerca disperatamente suo figlio, e quella del pomeriggio, il ricordo del Cristo morto. Prima di passare allo sport, una notizia che riguarda Campo Imperatore, aperta da domani, quindi giovedì 29 alle ore 8, la stazione sciistica del Gran Sasso. Il centro turistico informa i clienti che gli ski pass giornalieri potranno essere acquistati anche all'Aquila, presso l'Infopoint in piazza Battaglione Alpini, alla Fontana Luminosa, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. E come detto, apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Rifinitura questa mattina per il Pescara in vista della partita del Rigamonti di domani sera. Dopo le tensioni di domenica scorsa, non convocato Fornasier, che però nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. Per Pettinari c'è il testa a testa con Bunino per un posto al fianco di Mancuso. Il tecnico Epifani dovrebbe confermare il 3-5-2, soprattutto se il Brescia opterà per le due punte. Gravillon agirà al posto di Fornasier in difesa, a centrocampo con Brugman e Koulibaly ci sarà Valsania, benché quest'ultimo sia stato impiegato per 80 minuti nell'amichevole con l'Under 21. La presentazione del match nelle parole di Massimo Epifani. Michele, l'ho visto alquanto nervoso, ha bisogno di qualche giorno di staccare la spina, si è allenato tranquillamente a parte. Dopo giovedì il ragazzo tornerà dentro.
vediamo un po' come le cose vanno, come vanno, tornerà dentro. Ha bisogno di un momento di riposo. Io ci ho parlato, ho chiesto scusa davanti a tutto il gruppo. È logico che poi ci sono io che devo far funzionare questo gruppo e devo mettere delle regole, ci sono delle regole che loro sanno, chi sbaglia viene punito, però questo è un gruppo sano e che ha voglia di fare il risultato e tirarsi fuori il prima possibile. Questi episodi capitano tutte le domeniche su tutti i campi del mondo, chi esce, chi butta la casacca, chi dice una cosa. Quindi Stefano non ha, a differenza, non ha mancato di rispetto, ha solo chiesto il motivo perché era stato tolto. Io gli ho dato la spiegazione in quel momento e da fuori si è travisato che era successo qualcosa, ma con Pettinari non è successo niente. Per quanto riguarda quelli della curva, a parte il primo coro che purtroppo ormai è da tanto tempo che esiste, non gli possiamo imputare niente perché poi il tifo ce l'hanno fatto. Dispiace per il resto dello stadio perché non si capta che un sostegno in questo momento a un ragazzo che magari che è in difficoltà, che sta difendendo i colori della propria città, perché alla fine i giocatori difendono i colori della propria città, non capiamo che dobbiamo salvare il Pescara. Non dobbiamo salvare né Epifani né la società, né noi salviamo il Pescara. Adesso Epifani magari è scarso, parlo sempre di me perché è come se stessi parlando dei miei ragazzi, fai due risultati e Epifani è un fenomeno. Ma questa è la legge del calcio. Io so quello che sto facendo, sto lottando insieme ai ragazzi, cercando di tirarci fuori il prima possibile, ma più che altro di fare un grande risultato, perché fare un grande risultato significa far ripartire nella testa a questi ragazzi che sono dei buoni giocatori che possono fare un finale di campionato degno di quello che sono. Sicuramente Brescia trovi un ambientino non semplice, quindi sarà una partita difficile. Non è che vai lì a giocare, è chiaro. Incontriamo una squadra, incontriamo in questo momento una squadra dove ce la possiamo giocare come abbiamo fatto ad Avellino, quindi è una partita sicuramente che non lo sappiamo, non incontri l'Empoli sicuramente, incontri una squadra che ha dei giocatori importanti, perché ha Caracciolo che secondo me è un giocatore straordinario per questa categoria. Ultimamente hanno fatto 4-3-3 e 4-4-2, quindi bisogna capire come vorranno partire domani. Adesso andiamo in Serie C. Sabato pomeriggio sarà in campo il Teramo in trasferta a Gubbio per una gara che vale molto in ottica salvezza. Tornato a disposizione di Ottavio Palladini l'attaccante Giuseppe Panico, che dopo lo stop che gli ha fatto saltare 6 partite adesso è pronto per dare il suo contributo in zona gol alla squadra biancorossa. Sentiamo Ania Cantagalli. Giuseppe, 6 gare lontano dal campo, lontano dal Teramo, ma finalmente adesso sei pronto per tornare. Sì, finalmente sono pronto per tornare e dare una mano alla squadra. Queste 6 partite vissute così un po' lontano dal campo sono state un po' sofferte, però sono stato molto contento dei risultati che hanno ottenuto i miei compagni di squadra, perché comunque sono stati risultati importanti. Sabato abbiamo reagito in modo giusto e adesso abbiamo questo scontro diretto sabato a Gubbio. Niente, faremo il massimo per portare a casa 3 punti. Probabilmente non sarai titolare perché magari ti manca un po' il ritmo partita, però sarai pronto a subentrare e a dare la tua mano. Sì, sono pronto a subentrare e a dare il massimo alla squadra e non so neanche se può darsi anche che il mister mi faccia partire titolare, non lo so, però sicuramente il fiato per 90 minuti non ce l'ho e vediamo. Io intanto mi alleno questa settimana e vediamo come va mano a mano, giorno dopo giorno. Hai visto una squadra che contro la Triestina si è presa 3 punti importanti in ottica salvezza, adesso sarà a maggior ragione ancora più importante confermare quanto visto contro la Triestina anche sabato a Gubbio. Certo, sicuramente dobbiamo archiviare già la vittoria di domenica contro la Triestina e pensare subito a sabato, perché comunque sabato è un'altra partita è un'altra battaglia e noi dobbiamo portare a casa assolutamente 3 punti per cercare di distaccarci dalla zona bassa. Si è parlato tanto della scarsa capacità finora degli attaccanti del Teramo di segnare, ovviamente i tifosi aspettano anche che anche tu possa incidere per l'appunto in avanti. Ma spero di rientrare e fare qualche gol, quelli comunque, come si dice, quelli gli ultimi saranno sempre quelli più che si ricordano gli altri, no? Cioè quegli ultimi gol che fai se li ricorda, quindi spero di dare una grossa mano in fase di finalizzazione alla squadra e vediamo, e comunque darò sempre il massimo, mi impegnerò per cercare anche di fare questi gol.
Andiamo avanti, scendiamo in Serie D, turno prepasquale senza gare tra abruzzesi. Tra le novità di domani, il rientro dell'attaccante del Francavilla Fofana, che ha finito di scontare la lunga squalifica. Giallorossi sul campo della capolista Matelica, tanti gli spunti interessanti della 29esima giornata del girone F. Ne parliamo nel servizio firmato da Andrea Costantini. Turno prepasquale senza derby per il campionato di Serie D. L'Avezzano al De Marzi ospita il Campobasso con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il terzo posto e blindare l'accesso ai play-off. Out Fanti, tra i pali toccherà di nuovo a Lombardi. Ancora Tariuk al posto dell'infortunato Sbardella, mentre Kras e Bisegna si contendono la maglia dello squalificato Bianciardi. Di contro un Campobasso in calo, contestato dal suo pubblico e privo del gioiellino Carbo. Squalificato il tecnico marsicano Giampaolo, che presenta così la gara. È una squadra che può sembrare che potesse avere delle difficoltà, invece non lo è, una squadra da tenere in grande considerazione. Poi sapete benissimo che in queste ultime 6 partite, tra il problema di andare nei playoff e squadre che devono salvarsi nei playout, tutto può succedere. Però noi siamo pronti perché la squadra ha consapevolezza dei propri mezzi, ha fiducia dei propri mezzi, l'autostima è elevata. Sono convinto che i ragazzi, come sempre hanno fatto, onoreranno la maglia e le prestazioni fino alla fine. Dopo la disfatta di Agnone, la Vastese si lecca le ferite, consapevole di essere ancora in corsa per i playoff con un quarto posto da difendere, a cominciare da domani, quando all'Aragona arriverà il Fabriano Cerreto, penultimo in classifica, che sarà senza Conti e Però Nullo. Il tecnico di casa con la vittoria trova da meglio, da valutare le condizioni di Iarocci e del bomber Leonetti, che comunque dovrebbero farcela. Dopo l'interruzione del silenzio stampa, le parole del capitano Nicola Fiore al sito vasport.it. C'è un periodo così negativo, è difficile trovare un'unica spiegazione, un'unica ragione. Sicuramente abbiamo perso entusiasmo, che ci aveva contraddistinto nel girone d'andata, dove appunto una squadra giovane, trascinata dal pubblico, riusciva a esprimersi meglio. In questo momento, dopo questo ritorno nel quale abbiamo fatto diverse sconfitte, abbiamo perso un po' di quell'entusiasmo, di quella brillantezza, e quindi non riusciamo più a esprimerci come abbiamo fatto all'andata. È pur vero che il girone di ritorno è sempre un altro campionato. Chiaro che con un girone d'andata del genere, io, ma nessuno, si sarebbe aspettato un ritorno così, e quindi di questo siamo molto rammaricati. Però è pur vero che dipende ancora da noi, perché siamo quarti, quindi il cammino è ancora nelle nostre mani. È chiaro che la partita di giovedì è come una finale, non possiamo sbagliarla sotto il profilo dell'atteggiamento. La buona prova con l'Avezzano fa ben sperare per il finale di campionato dell'Aquila, le cui ambizioni playoff andranno ad essere testate nel difficile match del Tubaldi in casa della Recanatese. Match tra due compagini in buona salute, con lo spauracchio Pera da contenere per Battistini e i suoi giocatori. Trasferta sul campo della capolista Matelica per il Francavilla, che proverà a far leva sul rendimento esterno e sul rientro in attacco di Momo Fofana dopo la lunga squalifica. Restano tante le assenze in difesa. Fiore giocherà nel trio di reparto, Molenda in fascia, mancherà per squalifica Di Cecco. Turno casalingo per il Pineto contro un Agnonese in ottime condizioni e lanciata verso la salvezza. Amaolo dovrebbe riproporre la stessa squadra di Francavilla, con l'eccezione del rientro di Fiumara al posto di Di Sante. Fondamentale sfida salvezza per il San Nicolò, che se la vedrà a grotta mare col Monticelli. Segno X proibito, non serve a nessuno. Il tecnico Montani dovrà fare i conti con le defezioni dell'infortunato Mozzoni e dello squalificato Cala. Trasferta per i nerostellati sul campo della Jesina. Le ultime trasferte dei pratolani fanno ben sperare, anche se il campionato è e resta compromesso. È tutto per questa prima edizione del TG6. Prima di salutarci, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, eccezionalmente di mercoledì e non di giovedì, per lasciare spazio al turno di campionato che si giocherà prima per le festività pasquali. Dunque appuntamento con Velò alle ore 21, ovviamente la trasmissione la conoscete tutti benissimo, interamente dedicata al mondo della bicicletta. È davvero tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.